Ciao a tutti, oggi siamo a fine aprile, il 26 aprile 2019, siamo a Galafai, a Uzzulei, Sardegna, e facciamo vedere la potatura verde. L'anno scorso non l'abbiamo fatta per tristi motivi, purtroppo, quest'anno invece la facciamo. E partiamo da questo: come si vede abbiamo mandato su l'astone, quindi il tralcio migliore l'abbiamo portato al filo di panchina. E devo fare la potatura verde. Potatura verde che è un'operazione fondamentale per nella gestione corretta del vigneto perché, e della pianta, perché questo consente a di scegliere i germogli che serviranno per la forma spalliera, i germogli partenti, quindi, che ci serviranno per la continuità del flusso della linfa e per il capo al frutto. Secondariamente la potatura verde va fatta perché in questo modo riduciamo il numero di tagli che vengono effettuati in potatura secca, quindi potatura invernale. E come si fa? Allora, la vigna Galafai, dopo il primo momento in cui ho deciso di farla, di allevarla a cordone speronato, in realtà l'avevo anticipato nel video precedente, in realtà questa vigna verrà allevata a goyot. Lo spazio c'è. La varietà si presta bene a questa forma di allevamento, quindi lo facciamo guyot. In ogni caso la potatura verde in questa fase non cambia niente, perché sia per il guyot che per il cordone speronato la potatura verde è la stessa. E come si fa? Allora, partendo dal filo di banchina, si scelgono i quattro tralci. 1, 2, 3 e 4, ok? E si, per rimanere a circa 20-25 cm dal filo di banchina, perché poi da qua si svilupperanno le uscite e saranno gli speroni che serviranno per la continuità del flusso. Quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4, eliminiamo questo, tutto quello che sta sotto. Ovviamente eventuali ricacci dal basso vengono eliminati. Abbiamo fatto il sovescio, abbiamo trinciato. C'è molto verde, ma a me piace così perché vuol dire che, come ho detto altre volte, vuol dire che la vigna sotto è viva, mi piace gestirla in questo modo. Controlliamo se ci sono dei doppi germogli non ce ne sono, quindi la prima potatura verde è effettuata. 1, 2, 3 e 4, questi qua saranno gli speroni l'anno prossimo che garantiranno il flusso della linfa, e per quest'anno invece poi sceglieremo un capofrutto fra quelli che saranno immediatamente sopra, quello disposto meglio, poi dipenderà ovviamente dalle condizioni. Un altro esempio di potatura verde, abbiamo detto rispetto a prima, 4 germogli, 1, 2, 3 e 4, tutto il resto lo buttiamo giù. È un peccato perché ci sono i grappolini, ma prima si pensa alla pianta e poi si pensa al grappolo. Eccolo qua, vediamo se ci sono doppi germogli. Eccolo qua, qua c'è un doppio germoglio. Questo è il germoglio, questo lo eliminiamo. Potatura verde effettuata. Altro esempio di potatura verde, 4 germogli partendo dal filo di banchina. 1, 2, 3 e 4. Questi due saranno quelli, i germogli che mi danno la continuità del flusso. Siamo a circa 20-25 cm dal filo di banchina, quindi questo e tutto il resto lo eliminiamo. Ci sono dei ricacci da qua, non si vede bene, però ne ricaccio in basso. Ok, potatura verde effettuata. Andiamo avanti. Altro esempio di potatura verde, qua è interessante, ci sono stati il doppio germoglio addirittura. Allora, vediamo un po'. Qua si vede, no? Qua si vede un doppio germoglio, e quindi uno lo eliminiamo, lo lasciamo quello esterno. E quindi uno. Qua c'è un calcio di trovo, ma non importa perché tanto comunque in fase successiva elimineremo qua, quindi questo qua li posso lasciare buttare un po' di grappolini, quindi questo lo possiamo solo 1, 2, 3 e 4. Qua c'è un doppio germoglio e lo eliminiamo.
3-4. Però in questo caso, siccome questo è molto alto, quindi sono proprio al limite, ne aggiungo uno, quindi ne lascio un quinto ed elimino il resto. Io idealmente devo stare a 20-25 cm dal filo di banchina. Quindi è vero che il quarto germoglio sarebbe questo, ma ne aggiungo un altro perché così saranno questi due i miei speroni per l'anno prossimo. Andiamo avanti. Ancora un altro esempio. 1, 2, 3, 4. Anche in questo caso, questo qua è un po' troppo alto, quindi lascio questo, anche questo come germoglio. Qui sarebbe un quinto germoglio, tutto il resto lo elimino. Sacco di ricacci qui dal basso, vuol dire che la pianta è viva, è vegeta e vuole andare avanti. È una bellissima giornata. Ieri ha piovuto, ma oggi ha fatto subito vento. Infatti, come si può vedere, ha asciugato superficialmente la terra. Sotto è umida, molto umida, e sulla superficie è asciugata, è molto sabbiosa. Qua è una buona parte di sfacimento granitico più sabbia e un po' di argilla. Ho 1,20 m, qua c'è la pietra, c'è la roccia. Quando abbiamo scavato si vede, se guardate nei video precedenti, quando abbiamo fatto lo scavo, lo scasso, si vede che a un certo punto la ruspa, come sta grattando, trova la roccia e non ce la fa andare avanti. Quindi le radici se ne vanno in fondo e vanno a cercarsi la sostanza direttamente nella roccia madre. Allora, altro esempio, 1, 2, 3, 4. Qua siamo ben posizionati, quindi questo lo elimino. Questo lo elimino, elimino questo. Straccio tutto il resto. La potatura verde fa bene alla pianta perché eliminando i germogli verdi, poi la faccio soffrire di meno nel momento del taglio. Qua c'è un doppio germoglio e lo elimino. Questo è un doppio germoglio. Lì non ce ne sono, fatta. Andiamo qui. 1, 2, 3, 4. C'è poco da sbagliare, il resto lo elimino. E qua c'è un doppio germoglio che elimino. Elimino questo qua che l'ho intercettato prima la linfa. Ciao. Ecco qua. Qua c'è uno che sta una gemmetta che stava uscendo, quindi la tolgo. Un doppio germoglio e questa è fatta. Un altro esempio di potatura verde, questa volta su uva da tavola, questa è palatina, ha un bel sacco di bei grappolini, quindi questa la mangeremo un po' di uva da tavola. Qua di germogli 1, 2, 3, 4, anche se questo è un po' misero, ma non importa. Tanto germoglierà, il resto lo elimino. La palatina è molto avanti, è molto più avanti rispetto al resto. Si vede proprio chiaramente che sta spingendo molto, molto come qua c'è un doppio germoglio e lo elimino. E questa è fatta. Ultimo esempio che è proprio calzante perché qua si vede benissimo la struttura della pianta e quali saranno le uscite. Allora, scegliamo i germogli 1, 2, 3 e 4. Qua si vede chiarissimamente, benissimo. C'è un ragnetto, non gli voglio rompere le scatole. Quali saranno i germogli che mi daranno la continuità della linfa per l'anno prossimo? Ah, sono questi. Quindi ne scelgo da su, elimino i doppi germogli. Uno da qua, lo tolgo da qui. Uno è qua e questo lo elimino. Anzi, addirittura qua c'è uno triplo. Quindi questo lo elimino. E elimino quello che sta sotto. La pianta è stata potata. L'anno prossimo questi mi daranno la continuità del flusso e i capi a frutto saranno, li sceglierò probabilmente questo oppure questo qua, ma in genere si sceglie quello che è immediatamente sopra le due uscite. Quindi potatura verde effettuata e adesso vediamo un pochettino come proseguirà la stagione. Ha piovuto, speriamo che non piova troppo durante le fasi di fioritura e poi di allegagione, sapete perché? Perché poi bisogna medicare e soprattutto in fioritura non bisogna dare prodotti. Noi non usiamo sistemici, usiamo soltanto rame e zolfo quando occorre e sempre soltanto in maniera, come dire, correttiva, non preventiva, cioè se non ci sono le condizioni per trattare, noi non trattiamo. Quindi alla prossima puntata, alla prossima occasione per vedere come sta andando lo sviluppo della pianta. Come sempre, ci vediamo, ciao!